parla, cosa fai? Perché non sei ancora a letto? E poi che è quel vestito? Niente, me lo stavo provando, è quello nuovo. Con la porta aperta? Faceva caldo, ora l'ho aperta. Siamo alle solite, eh? Sempre col ritratto di quel cretino in mano. Scommetto che stai aspettando una sua telefonata. Ma no, ti giuro, no. Ah, no? Va bene. Sai cosa ti dico? Prendi la tua camicina e va di là a dormire nella mia stanza. E qui rimango io a controllare. E se quel cretino fa tanto di telefonare, gli rispondo io e gliene dico quattro. Va, va, va. Su, va bene, va. Mamma. Come vuoi. Buonanotte. Sì. Buonanotte. Ah, domani posate d'oro, bravo. Vedesse che bellezza, sa? Sono state cesellate da Benvenuto Cellini. Per Bacco? Sì. Ma dico, sono proprio d'oro d'oro. Oro, oro. È un regalo dello zar di Russia a mio nonno ambasciatore. Oui. Beh, abitualmente le teniamo in cassetta di sicurezza, però domani, per l'occasione, abbiamo deciso di metterle a tavola. Qui, qui? No, non qui, a casa mia, a Montefalco. Ah. Sì, perché domani verrà Sua Eccellenza a inaugurare un monumento e sarà nostro ospite a Castelletto. Avremo un gran pranzo in suo onore, sì. Che bella festa. Sarà una bellissima festa, Ernesto. Immagino. Dottore. Dica. Dottore, ma perché non viene anche lei?